Le video notizie di distribuzione moderna. Vogliamo raccontare una bella storia. Una storia che ha come protagonista Casa Saccarà. Casa Saccarà è un gruppo di lavoratori immigrati che per sfuggire alla piaga del caporalato si sono messi assieme, producono pomodori pelati e hanno il problema di trovare uno sbocco per la vendita di questi pomodori pelati. Coop Alleanza 3.0 assieme a Lega Coop Puglia è diventata sponda di questa operazione, che non è un'operazione commerciale, badate bene, ma è un'operazione che risponde ad alcuni principi per noi fondamentali. La dignità del lavoro, sfuggire alla piaga del caporalato e dare dignità alle persone, l'accesso equo ai mercati. Anche piccole realtà come quella di Casa Saccarà debbono poter trovare spazi e udienza anche nella grande distribuzione. E Coop Alleanza 3.0 vuole essere da questo punto di vista un'apripista, segnalare queste situazioni e far sì che queste situazioni possano poi essere generalizzate. Dentro quella scatola poi ci sono concetti importanti, la sostenibilità, come si genera valore anche attraverso azioni e operazioni di questo genere. Ci sta il concetto di prezzo equo. Noi venderemo questi pomodori pelati a un prezzo superiore a quello che è la media del mercato, ma perché attraverso questo prezzo noi diamo sostegno, noi aiutiamo questa filiera a crescere e a svilupparsi per il futuro. Prezzo equo significa anche positività, positività nella comunità, positività nel dare esempi virtuosi che siano poi seguiti da altri. Certo, non è che questa esperienza di Casa Saccarà risolve il problema del caporalato, non ci illudiamo di questo, però tanti piccoli esempi possono aiutare a cambiare le grandi cose, e questa è la politica di Coop Alleanza.